La sostenibilità è diventata non solo per la FAO, ma è diventato un punto importante dell'agenda internazionale, perché si è capito che lo sviluppo, il cosiddetto sviluppo, così come lo si è portato fino adesso, ha lavorato come un sistema aperto all'interno di un sistema chiuso che è la natura. E quindi per in qualche modo colmare questo gap tra la natura, che è un sistema chiuso e quindi che ha delle risorse limitate, e lo sviluppo, che potenzialmente potrebbe produrre all'infinito, c'è bisogno di trovare un equilibrio. La sostenibilità è questa grandissima palestra produttiva dove si riesce a raggiungere l'obiettivo di creare beni che siano utili per tutti, beni sani, beni giusti, direi anche, beni solidali, all'interno però di un paradigma che tenga conto delle valenze ambientali, delle valenze di sostenibilità sociale e delle valenze di sostenibilità identitaria, o quindi la sostenibilità antropologica. Quindi è un vasto cantiere che include quindi molti stakeholders, che non siano solo i governi, ma anche i comuni, la società civile, ma soprattutto che includa il protagonismo dei territori e delle comunità in loco. La tecnologia, come tutti noi sappiamo, è un mezzo, non può essere una finalità a se stessa. La tecnologia deve aiutare a produrre di più, perché abbiamo, come sappiamo, circa 1 miliardo di persone che non hanno di che sfamarsi ogni giorno, quindi abbiamo bisogno di una maggiore produzione. La tecnologia dovrebbe però aiutarci a produrre più cibo, un cibo più sano, che tenga conto delle specificità locali, ma soprattutto aiutare a produrre in modo da non creare danni collaterali all'ambiente. Questa è la grande sfida, il grande challenge della tecnologia oggi è quello di portarci sul tavolo un cibo sano, che nel suo percorso però non abbia creato danni collaterali all'ambiente e danni collaterali nei diritti delle persone, come l'accaparramento delle loro terre, per esempio, oppure come l'inquinamento delle falde acquifere. Ecco, tutto questo è il compito della tecnologia, aiutarci a produrre più cibo, ma a produrlo in modo più sano.